Stefania Convalle, autrice di questo libro che verrà presentato tra pochissimo a Diria Kessel Festival. Il titolo è Una calda tazza di caffè americano. Una storia d'amore ma molto particolare. Come mai? Ma è una storia d'amore universale, diciamo, no? Come tutti i miei scritti, c'è anche in questo una storia d'amore classica, diciamo, però non prevale. È una protagonista che racconta un po' di sé e quindi dell'amore verso tante cose della vita, insomma, non solo l'amore verso un altro, verso l'uomo, diciamo, in questo caso, ecco, quindi universale. Se dovessimo descrivere la vita di questa ragazza, della protagonista del libro, in tre parole, quali sarebbero? Una scrittrice, una donna che ha un percorso alle spalle, quindi che ha un vissuto particolare e che comunque decide di vivere un'avventura che la cambierà. Da autrice, secondo te cosa conquisterà i lettori? Cosa conquisterà leggendo questo libro? Forse la simpatia della protagonista, che è una persona normale e quindi tutti ci si possono riconoscere. E di medesimare, immagino. Certo, certo, sì. Questa sera siamo qua appunto per la presentazione del libro a Diria Kessel Festival. Cosa succederà durante questo evento? Dunque, questa presentazione è particolare, come tutte quelle che faccio io, si chiama Poetango. E unisco la parola al tango argentino, che è un'altra mia passione. Anche perché ho il fidanzato tanghero e quindi per fare... Non c'è altra scelta, insomma. Esatto, no? E quindi metto in scena i miei testi che possono spaziare anche in opere precedenti, racconti, poesie e poi una parte di questo romanzo in mezzo con il tango. E stasera in particolare c'è un ospite importante, una cantante argentina importante, Carola Nadal, e quindi sono contenta. Un'unione tra musica e parole, fondamentalmente, no? Quanto è importante unire due arti come queste? Beh, è importante perché comunque si porta in giro l'arte in varie forme, no? In questo caso abbiamo il ballo, il canto e la parola scritta, quindi... Il pubblico reagisce e si fa coinvolgere ancora di più, immagino. Sì, molto, molto conquistato da questa formula, sì. Lei ha il quarto libro, come è cambiata l'ispirazione nella scrittura dei suoi libri, dalla prima opera a quella uscita pochi mesi fa? È la vita che ti cambia, no? Ti modifica. Io nel frattempo, tra il primo che ho scritto quasi 20 anni fa, ero una bambina, e adesso c'è stato 20 anni di vita, no? E la vita ti cambia, no? Ti matura, ti fa fare delle esperienze. Nei miei libri c'è sempre molto del mio vissuto, non in forma autobiografica, ma come esperienza di vita. Il prossimo libro? Il prossimo libro lo sto scrivendo, è una storia ancora diversa da tutte le altre, è quasi un thriller, mi sono un po' lanciata, sempre affrontato dal punto di vista psicologico, che è un po' un motivo che ricorre in tutti i miei scritti.